Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Regala i dolci di Marzia. Ci avviciniamo al Natale e oggi infatti con Marzia facciamo un dolce che sa proprio di Natale. Uno di quei dolci che proprio arrivano nelle nostre case proprio solo in questo periodo. Però se lo facciamo con le nostre mani è tutto un altro sapore, un altro profumo, tutta un'altra soddisfazione. È diverso. E infatti facciamo il panforte. Panforte, oggi. Ecco, allora vediamo... Panforte è casalingo. Casalingo, perché che differenza... I pasticceri lo fanno misurando col termometro determinate cose, noi facciamo una cosa proprio semplice da casa e tutti possono rifare. Che però viene non è da meno di quello, anzi, ecco, ha tutto un gusto diverso, tutto un piacere, una soddisfazione diversa. Allora, vediamo subito gli ingredienti. Allora abbiamo 150 g di miele, di solito si usa il miele d'acacia perché è quello che ha meno profumo e incide meno sul fine del dolce. 150 g di zucchero a velo e 150 g di farina, 200 g di mandorle e 400 g di frutta candita. Quindi molti, e qua, ecco. Un cucchiaino di spezie. Di spezie, spezie da che vuol dire? Allora, li vendono già preparati e ci sono chiodi di garofano, cannella, noce moscata, sono diverse spezie messe insieme. Quindi esiste già questo mix, ma se si volesse farlo da soli si cerca di dosare un sì, po' il peso. Facciamo un grammo, ecco, per regolarsi. Oppure si può mettere solo la cannella, Anche, non ci quindi, sono problemi. Diciamo qui varia secondo i gusti. Sì. Bene. Qua vedo poi una tazzina d'acqua. Sì, mi serve a fermare la cottura del miele e dello zucchero, ecco. per mettere tutto il resto degli ingredienti. Allora si inizia mettendo a cuocere lo zucchero a velo e il miele. Senza aggiunta di liquidi? No, niente, perché col calore poi diventa liquidissimo. È quello che ci serve poi per unire il tutto. Ecco, si accende il fornello. Allora abbiamo messo il miele e lo zucchero a cuocere. A scaldare sul fuoco. Intanto ho unito la farina alla frutta candita. Ah. Si mettono le mandorle. In pratica tutti gli ingredienti. E si mette il cucchiaino di spezie. Ah, ecco, si prepara tutto l'impasto asciutto. Sì. Quello, diciamo, e secco. Poi dopo, quando è pronto il miele con lo zucchero, si mette tutto nella pentola. Ah, semplicissimo! Sì. No, veramente? Cioè, veramente mi sorprende. Perché lo compriamo? Dobbiamo farcelo. Appunto! Facciamocelo questo panforte. Con buoni ingredienti, con buoni canditi. Ecco, perché il problema sta nei canditi. I canditi che siamo abituati a comprare magari nelle bustine piccoline al supermercato, quando poi si assaggiano, quello verde, quello arancione, quello giallo, hanno tutti lo stesso sapore. In pratica è quasi sempre zucca e candita. Ecco, che figuriamoci. E quindi tutti credono di non amare i canditi, ma perché comprate dei canditi che non sono buoni. Ecco, se compriamo i canditi buoni ci piacerà anche il panforte. Per il panforte di solito c'è proprio un mix, capito? Ecco. Che è arancio, cedro e melone. Ecco. Sono proprio i tre tipi. Che hanno il gusto dell'arancio, del cedro e del melone. Sì, ecco. Sì. Guardiamo ora a che punto è il nostro miele. Ecco. Qui siamo a miele che spumeggia, ecco. E a questo punto uniamo tutti gli ingredienti. Thought I'd take a ride to this.
a fuoco spento. Ora bisogna mescolare velocemente e poi l'impasto va nello stampo. In questo caso qui ho usato uno stampino, un cerchio di legno foderato con la carta forno e poi ci ho messo un foglio d'ostia. Ecco, prima, sì, ancora da, prima che freddi, sì, lo abbiamo un pochino fatta velocemente. Lo abbiamo un pochino freddato con il bicchierino d'acqua. Sì. Ecco, ma in realtà ancora così da caldo va messo nel nostro stampino. Si cerca di renderlo uniforme, si pareggia con questo, col cucchiaio un pochino bagnato. Eccoci, ci siamo. Quindi a questo punto si mette in forno i primi 5 minuti a 200 gradi e poi si abbassa a 190 per altri 15 minuti, in una ventina di minuti è pronto. Sì. Ecco. Qua uscito dal forno il nostro panforte. Sì, è stato fatto raffreddare. Ecco, naturalmente è così colorito, noi di solito lo vediamo bianco perché è ricoperto di zucchero a velo. Zucchero e infatti lo ricopriamo. Poi ecco, perché poi si compatta presso, bene. Adesso proprio. Ecco. E ancora. Una discreta quantità. Eccoci. Poi una volta preparato così va adesso nell'alluminio. Va tenuto nel senso per regalarlo. Ecco, per regalarlo lo chiudo nell'alluminio, ma anche se si fa per casa conviene tenerlo chiuso. Chiuso. Allora, noi adesso lo prepariamo per poterlo regalare ai nostri amici, sì. Anche perché sennò come si porta un panforte? Cioè, anche incartato solo così nell'alluminio non è proprio bellissimo. Allora cerchiamo di suggerire un modo per renderlo più piacevole agli occhi. Per il gusto non c'è bisogno di agghindarlo, ma per gli occhi un pochino, insomma. Quindi intanto l'alluminio. Ecco, ora noi abbiamo pensato di regalare il panforte portando insieme un piccolo oggetto che resti alla nostra amica a cui portiamo regalo. Sì, è una sciocchezza, in caso, però insomma, ecco, una cosa semplice, gradevole. Un asciughino di Natale, che esistono di tanti tipi, no? Con cuori, Babbi Natale, insomma, lo sapete, ne esistono un sacco. E allora abbiamo pensato di avvolgere il nostro panforte nell'asciughino. Eccolo. Quindi ora cerchiamo di rendere piacevole tutto l'incartamento. Ecco Paola, se usiamo un po' di nastri. Io direi rosso. Rosso, vai, rosso. Poi dopo si mettono, gli angoli si mettono tutti dentro una volta. Ah, ecco. Sì. Come sempre ripeto che non sono molto adatta, però. Ma questo rende l'idea, ecco, per dire che non ci vogliono particolari competenze artistiche per fare queste cose. Poi il Natale aiuta perché comunque si trovano in giro un sacco di cose belline per decorare. Ecco qua abbiamo preparato anche così un filino di raffia con infilate qualche pallina. Sì, per renderlo un po' più allegro. Ecco. Allora mettiamo anche questi, prepariamo il nostro fagottino. Si mette anche questo davanti qua, sì, il fiocco. Sì. Ecco. Vado? Vai. Quindi vai, due vai. Si riuscirà a fare una cosa accettabile. Vai. Ecco. Si fa un po' con l'etichetta.
ricetta, mettiamola dentro, non c'è da fare il fiocco. Eccolo là, perfetto. Abbiamo la possibilità di tenerlo. Ecco qua, guardate un po', insomma, diciamo che si può fare, molto semplicemente, perché insomma è tutta un'altra storia arrivare con un pacchetto di pasticceria o arrivare con un oggetto come questo. E quindi un piccolo suggerimento, semplice, si può fare con semplicità. Il panforte è buonissimo, ve lo raccomando. Ecco, e allora provate, sicuramente sarà un successo. Grazie a tutti voi di essere stati con noi, alla prossima. Grazie, buon Natale a tutti.